unioni civili, matrimoni laici ed eventi simbolici in Italia. Come funzionano? Sempre più coppie oggi scelgono di celebrare un matrimonio diverso dal solito e quindi scelgono il rito civile piuttosto a quello religioso. Questa magari è una libera scelta per le coppie eterosessuali che appunto preferiscono magari andare nel rito civile perché è più personalizzabile rispetto a quello canonico religioso. Diventa invece una scelta semi-obbligata per le coppie LGBT, le quali in questo caso non possono proprio unirsi in matrimonio, ma possono registrare la loro convivenza attraverso il registro delle unioni civili in comune. Anche se dentro di me, detto fra di noi, spero che presto anche i matrimoni LGBT possano diventare legali in Italia. Ma ponendo subito fine a questo discorso per evitare diatribe che non appartengono allo scopo di questo video, andiamo un po' a capire in cosa consistono queste unioni civili, questi riti civili. E appunto per questo motivo, da questo momento in poi, permettetemi di parlare sia in caso di coppie LGBT che in caso di coppie eterosessuali, in generale, di unioni e riti civili, per semplificare un po' nella comunicazione. Spero mi passerete questa piccola licenza poetica. In Italia, quindi, le coppie possono riconoscere la loro unione civile andando in comune e quindi essere riconosciuti ufficialmente come sposi, se eterosessuali, oppure come conviventi legalmente tutelati in maniera simile al matrimonio in caso di coppie LGBT. Per fare questi, essi di solito si recano al comune o in delle location in cui poi arriva un funzionario comunale che leggerà appunto gli articoli del codice civile nel caso del matrimonio, nel caso dell'unione civile, che quindi ricordano entrambi quelli che sono i diritti e i doveri che hanno nei confronti del loro partner. I futuri sposi, alla lettura degli articoli, sigleranno la loro unione e da quel momento in poi saranno dichiarati marito e moglie nel caso di coppie eterosessuali e conviventi ufficialmente riconosciuti alla legge nel caso di coppie LGBT e quindi in qualche modo tutelati così come se fossero marito e moglie. Ora, tutti noi sappiamo che questi riti vengono celebrati dai funzionari del comune, ma non tutti sanno e può esserci un'alternativa. Infatti, al funzionario del comune si può sostituire un celebrante di un rito civile e laico. Cosa vuol dire questo? Il matrimonio o l'unione può essere svolta in due modalità. Nel metodo classico, quindi, c'è il funzionario del comune al cui lavoro si integra e si associa quello che è il celebrante scelto dalla coppia, che può essere o un conoscente, un amico, oppure un celebrante professionista di riti laici e simbolici come il sottoscritto Giovanni Romolo Flaccomio, ovvero GRF Celebrant per eventi laici e simbolici in Sicilia, soprattutto nella provincia di Catania. In questo caso, quindi, in cui il funzionario del comune è comunque presente, il celebrante ha il compito di colorare un po' l'evento, quindi magari celebra in comunione con gli sposi dei riti simbolici che possano rappresentare la loro unione. I riti più comuni sono quelli della sabbia, del calore degli anelli, del vino, e magari cerca anche di organizzare quelli che possono essere i discorsi e gli interventi di invitati e testimoni. E quindi permette di celebrare in maniera un po' diversa dal funzionario quello che è il matrimonio, perché il funzionario, per quanto molto bravo nel suo lavoro, ovviamente è obbligato a limitarsi a quel lavoro e quindi cosa fa? Va a leggere quelli che sono gli articoli del codice civile e li fa siglare agli sposi e non può colorare la cerimonia, non può presentare gli sposi, non può raccontare degli sposi, appunto perché con loro non ha nessun tipo di legame. Il lavoro però del funzionario, cosa che non tutti sanno, può anche essere delegato a un'altra persona, appunto, cioè il celebrante, oltre che integrare il suo lavoro col funzionario, può anche ricevere da parte del comune una delega completa e quindi lo autorizza a celebrare i matrimoni civili. Per fare questo però il celebrante deve rispettare pochi ma fondamentali requisiti. Punto numero 1. Deve avere più di 18 anni ed essere un cittadino italiano. Punto numero 2. Deve avere i requisiti che a norma di legge permetterebbero a un cittadino di candidarsi come consigliere comunale, quindi non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità con questo ruolo, come per esempio non avere procedimenti penali gravi a suo carico e altre caratteristiche che possono determinare l'incompatibilità a ricoprire un ruolo pubblico. Terzo punto, non deve essere un vostro parente in linea diretta. Può essere un conoscente, un amico, oppure può essere anche un cugino di quarto grado, ma non può essere un vostro diretto consanguineo. Quindi il vostro matrimonio, la vostra unione non può essere celebrata da vostro padre, madre, nonno, nonna, fratello, sorella, zio, zia o cugino, cugina in linea diretta di primo grado. Deve essere quindi una persona
con cui non avete un legame diretto di sangue. Soddisfatti questi requisiti, il celebrante riceverà la delega del comune, potrà indossare la famosa fascia tricolore e il suo compito, oltre a quello della celebrazione del rito simbolico, sarà anche di rispetto di quella che è la procedura del rito civile. Ma come faccio a definire chi sarà questo mio celebrante? È abbastanza semplice. Basta che gli sposi si rechino al comune con un documento, il documento di delega del matrimonio, firmato sia da loro che dal celebrante e che ovviamente riporti i dati anagrafici sia degli sposi che del celebrante stesso. Fatto questo, il matrimonio può avvenire, ma in realtà siamo solo all'inizio. Il vero lavoro di un celebrante comincia adesso. Il lavoro infatti di un celebrante in cosa consiste? Beh, prima di tutto lui deve conoscere veramente bene gli sposi e magari se è un amico questo non è un problema. Se invece è un celebrante esterno, professionista come me, da questo punto di vista si ritiene fondamentale eseguire tutti gli incontri necessari per entrare realmente in empatia con la coppia e trovare insieme gli aneddoti più graziosi, le caratteristiche più importanti, le cose che davvero volete che vengano raccontate al vostro evento. Avete completamente carta bianca, è il vostro evento ed è giusto che venga celebrato come voi desideriate. Dopodiché il compito del celebrante è anche di fare da regista di quelli che sono gli attori del matrimonio, quindi lo sposo, la sposa, ma anche i testimoni, che ovviamente vorranno intervenire durante il matrimonio, oppure anche se magari gli sposi hanno piacere che qualche invitato, al di là dei testimoni, voglia parlare e raccontare del loro amore. In questo caso, un altro compito fondamentale del buon celebrante è anche quello di raccogliere quelle che saranno le testimonianze di questi sposi o di questi partecipanti e anche le stesse promesse degli sposi e revisionarle per fare in modo che le parole che esprimeranno questi sentimenti così profondi possano essere realmente adeguate al momento e coinvolgenti per tutti. Coinvolgimento poi è un altro compito fondamentale del celebrante. Un'unione, un matrimonio è una festa dell'amore, ma non soltanto l'amore degli sposi, ma anche l'amore di tutte quelle persone che rappresentano il loro mondo, gli amici, i colleghi, i parenti, cioè tutti coloro che per un motivo o per un altro hanno il diritto e il piacere di partecipare a questo fantastico evento. E appunto per questo, come di un buon celebrante, è farli sentire partecipi. Non importa che essi siedano in prima o in ultima fila, tutti devono sentirsi parte di questo fantastico evento, devono celebrare quello che è l'amore delle persone che si stanno unendo. E quindi un buon celebrante deve avere delle capacità registiche sia per operare questo lavoro di coinvolgimento, ma anche poi soprattutto in una delle fasi più importanti, quella della celebrazione del rito simbolico scelto. Oltre infatti alla lettura degli articoli, il rito può essere pienamente personalizzato in base alle esigenze degli sposi e ai loro desideri. I riti più comuni sono della sabbia, del calore degli anelli e se tu vai sul mio sito grfevencelebrant.com potrai trovare la descrizione di quelli che sono tutti i riti più apprezzati dagli sposi e soprattutto anche i riti che io stesso celebro. Compito quindi del celebrante che conosce e decide insieme agli sposi di celebrare un determinato rito non è soltanto quello di svolgerlo correttamente ma anche di correttamente spiegarlo agli invitati, in modo che si capisca il perché gli sposi hanno scelto quel determinato rito è particolarmente adatto a celebrare il loro amore. E infine, compito veramente fondamentale di un celebrante è quello di personalizzare realmente la cerimonia dei suoi sposi. Perché ok, magari ci possono essere quelle coppie un po' più canoniche che vogliono una cerimonia più semplice e quindi hanno piacere che la struttura della loro cerimonia sia più semplice, ma non per questo meno profonda. E quindi magari comincerà con un discorso introduttivo del celebrante che racconterà di come gli sposi sono conosciuti, continuerà con quelle che sono le testimonianze e i discorsi degli sposi e degli invitati, raggiungerà il suo apice durante la celebrazione del rito scelto e magari farà commuovere quando gli sposi si scambieranno le promesse d'amore, fino ad arrivare all'applauso, al giubilio generale, quando finalmente firmeranno i documenti civili e potranno essere finalmente dichiarati marito e moglie, o marito e marito, o moglie e moglie. Però ci sono anche degli sposi diversi, degli sposi che vogliono un matrimonio unico, un evento come non si è mai visto. Magari hanno anche delle passioni, desideri particolari, dei desideri diversi da chiunque altro e vogliono che quella cerimonia
racconti davvero di loro. Magari vogliono un matrimonio in stile vichingo, oppure vorrebbero che il loro matrimonio venisse celebrato con un picchetto di spade laser, che magari fanno anche un incontro, una scenografia durante questo evento. O sono appassionati del mondo fantasy e vorrebbero vestirsi in stile Signore degli Anelli, oppure avrebbero piacere di sposarsi su un veliero pirata, o fare comunque sia qualcosa di diverso dal solito. E quindi sono persone che hanno particolarmente bisogno dell'accompagnamento di un celebrante professionista che sappia aiutarli a trovare il giusto equilibrio tra la realizzazione dei loro desideri e una cerimonia unica e coinvolgente. Quindi non importa come tu voglia fare il tuo matrimonio, importa che tu voglia che quel giorno sia unico e che qualunque cosa voi decidiate di fare, voi la realizziate, che qualunque vostro desiderio diventi realtà, perché è il vostro giorno ed è giusto che venga celebrato come voi desiderate. Questo è il compito di un buon celebrante. E quindi a te poi la scelta se affidarti a un celebrante professionista come me, Giovanni Romolo Flaccomio, GRF Celebrant, che avrà il compito di incontrarvi, conoscervi, capire realmente i vostri desideri e fare in modo che la cerimonia li rappresenti al meglio. E se quindi sei in cerca di un celebrante professionista che possa garantirti la celebrazione perfetta, contattami per un incontro gratuito e lavoriamo insieme affinché i vostri sogni d'amore diventino realtà.